Gli investimenti e i grandi progetti su Milano, nonostante l'emergenza sanitaria, non sono diminuiti, segno che gli investitori credono ancora in questa città. Gli investimenti immobiliari non sono diminuiti, i grandi progetti su Milano sono lì, il che vuol dire che i grandi investitori credono a Milano, pensano che questa città abbia un processo di sviluppo. La manifattura, le fabbriche, vecchia parola che vale la pena dire, anche nella forma delle neofabbriche. Le fabbriche, la manifattura ha avuto flessioni minori perché, continuando a lavorare con tutte le cautele, in fabbrica ci si è ammalati pochissimo, non siamo usciti dalle grandi catene di fornitura internazionale. Era un pericolo che altri venissero al nostro posto, con basso prezzo, minore qualità, ma nell'emergenza che chiudessero quello che noi non potevamo dare. Lo abbiamo dato. Le nostre fabbriche hanno continuato a fornire componentistica di alta qualità alle grandi catene del valore. Milano è uno degli epicentri di questo percorso. L'università continua a essere un punto di riferimento per studenti che vengono dal resto del mondo. Importante è la collaborazione tra pubblico e privato, proprio in questa stagione particolare della pandemia. Siamo capaci di tenere insieme crescita economica e solidarietà sociale ed è un grande processo. E siamo attentissimi a dialogare con quelle realtà, il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Governo, pretendiamo moltissimo e ci aspettiamo moltissimo da un Governo fatto da persone competenti, che sanno infatti che la transizione è il tema e lavorano insieme, sanno che finalmente c'è un centro unico per i ricoveri che è il Ministero dell'Economia e sanno che c'è un Presidente del Consiglio finalmente competente e autorevole e vogliono che insieme si lavori, dialogando forze sociali, imprese, sindacati, governo, verso un processo di sviluppo. Le città, in questo, noi siamo convinti, da Milano, hanno un ruolo fondamentale.